Siamo qui con Giovanni Votolo, Luigi Mantuano. Allora, raccontateci dove insegnate, che cosa fate. Insegniamo a Sezio Romano Latina, in un liceo e scuola media, e siamo degli insegnanti che, come si dice, fanno innovazione pedagogica, innovazione didattica, soprattutto in rapporto con il territorio, con l'ente locale. Gli enti locali, ci lavoriamo dentro la scuola e hanno stravolto la nostra scuola. Il titolo del vostro progetto? Il territorio come aula. Allora, raccontatelo, raccontatecelo un po'. Diciamo che il nostro è un contenitore molto ampio di progetti, che noi siamo dei docenti che ci applichiamo sul territorio e cerchiamo di trovare a 360 gradi delle soluzioni per risolvere alcune problematiche sia dal punto di vista tecnico, educativo e sociale. Come diceva Berlinguer, se i saperi partono dalle pratiche, noi abbiamo preso alla lettera questo principio che viene ribadito da Bourdieu, Michel Desserteaux, tutti i più grandi pedagogisti di questo secolo. Quindi i saperi partono dalle pratiche, nella scuola le pratiche non ci sono. Quindi abbiamo preso la raccolta delle fonti orali per fare storia e abbiamo creato un archivio per l'oralità. Abbiamo portato quest'anno nella nostra scuola qualcosa come circa 400.000 euro di progettazione, di fondi, oltre la scuola, oltre il fondo d'istituto, e li abbiamo utilizzati per una serie di cose. Intanto abbiamo creato una cooperativa di transizione scuola-lavoro. Con questa cooperativa di transizione scuola-lavoro noi abbiamo preso in affitto, in gestione, un grande locale adiacente alla scuola, abbiamo creato un centro culturale sportivo, abbiamo creato dentro questo centro culturale 3 posti di lavoro per i nostri studenti e più un centro di aggregazione tramite questa roba qua. Abbiamo introdotto il chukball. Il chukball è una pratica pedagogica, è uno sport poco conosciuto in Italia che sta emergendo negli ultimi anni con lo sforzo di altri docenti molto impegnati nella zona del Milanese. E noi siamo l'unica realtà nella provincia di Latina e nel Lazio e stiamo utilizzando questo tipo di strumento proprio perché siamo pienamente convinti che è uno strumento innovativo all'interno della scuola che non ne può fare a meno, perché è indispensabile per il potenziamento di alcuni tipi di competenze che vanno dal rafforzamento delle abilità logico-matematica, allo sviluppo dell'empatia, al potenziamento partendo dal corpo, lo sviluppo del pensiero divergente, e in tutto questo risolve i problemi conflittuali all'interno delle classi, in quanto è l'unico sport dove possono giocare contemporaneamente maschi e femmine e non è basato sulla forza fisica, e il fair play diventa proprio un fondamentale di gioco, non ci si può far male e veramente maschi e femmine si possono competere sullo stesso piano, e abbiamo avuto degli ottimi risultati. La provincia ha sposato la nostra causa, siamo riusciti l'anno passato a collegare tutte e 32 le scuole, gli istituti superiori della provincia, e abbiamo realizzato questo progetto in rete, abbiamo fatto una fase di start-up, di diffusione dell'attività, poi abbiamo fatto una fase di... Una rete anche con Saronno, con il nord, perché sì, c'è un problema di unire la cultura delle scuole in questo momento. State cercando in qualche maniera di esportare questa... L'abbiamo anche riportato al sud, perché era diffuso soprattutto Saronno, Milanese, arrivare massimo a Bologna. Ma quindi questa è una cosa che mi interessa particolarmente, cioè quindi è un progetto che in qualche maniera è modellizzabile, cioè può diventare un modello anche per altre realtà. Ma quali sono i consigli che dareste a un'altra scuola che... Sviluppo dell'autoimprenditorialità, che è un elemento essenziale per i ragazzi. Quindi reperimento anche di fondi. Ma voi come vi siete mossi, per esempio, per reperire tutti questi fondi che vi hanno permesso? Progettazione la notte, fino alla notte. Progettazione tantissima. Uno su 10. Su 10 progetti presentati ne viene approvato uno, però poi insomma entrano dei soldi extra. I docenti non possono pensare che una scuola nuova si costruisce con il fondo d'istituto. I soldi, il rapporto con l'impresa, con il terzo settore è imprescindibile. Quindi progettare con il terzo settore. Il legame con il territorio e con le realtà. Provincia, comune, regione, fondamentale. Vi faccio un'ultima domanda, il vostro progetto in uno slogan. Una scuola democratica. Grazie mille. Grazie.